Peggior avversario, il campionato non poteva frapporre fra il Cosenza e i primi 3 punti del 2022. Il rinnovato Brescia di Inzaghi atterra sul Marulla con una dote di 9 vittorie lontane da Rigamonti e la prospettiva di un primo posto da riconquistare. Lasciando stare, ma solo per qualche ora, le contestazioni al patron e gli strali del Guaracho Gate tra Cosenza, Madrid e la Russia, c'è da pensare a come dare continuità ai progressi di Cittadella. Il rinnovato Brescia, dicevamo, dichiarazioni della vigilia a parte, sente il profumo dei 3 punti perché è imbattuto a Cosenza dal 1995, ha più del doppio dei punti dei rossoblù e quasi il doppio dei gol realizzati, 33 a 17. In casa Abruzia però si lavora per interrompere o quantomeno frenare il volo delle rondinelle. 8 facce nuove, 31 elementi al cospetto di Occhiuzzi, quasi imbarazzato da cotanta abbondanza e confortato dal fatto che, parole sue in conferenza, saranno tutti impiegabili dal primo minuto, a parte il Bati Larrivei, l'uomo assieme a Ndoye, su cui si arrampicano le speranze di salvezza di tifosi e addetti ai lavori e dello stesso Occhiuzzi, che intanto gioca a fare la formazione. Fuori Millico, sorpresa per scelta tecnica, assieme a Gerbo, Tiritiello e Christoffersen sono indisponibili anche Gori, Ballocchia e Pirrello. Occhiuzzi ha provato il 3-5-2 tutta la settimana e allora partiamo da questo assunto tattico, senza escludere clamorose giravolte dell'ultimo secondo, ci perdonerete dunque se canniamo l'11 titolare. Tra i pali Matosevic e non Vigorito, per il sardo la prossima sarà buona, come certificato da Occhiuzzi. In difesa, accanto a Rigione, Vaisanen balla una maglia, chi tra Ristov e Camporese? Si potrebbe optare per il secondo, data la buona condizione atletica, il vizietto del gol, 2 in 17 partite nel modesto Pordenone e l'attitudine a giocare nella cadetteria italiana. Il gran ballo di centrocampo poi vede in lizza uno solo tra Palmiero e Carraro, con Occhiuzzi che li ha provati entrambi, per cui Palmiero potrebbe agire da play basso, con Doi e con Golò, una delle note più liete quanto a intensità e condizione fisica, in qualità di mezzala. Oppure optare per Voca, e in tal caso le mezzali potrebbero essere Carraro e Ndoye, senza trascurare Bultam e una contemporanea presenza Palmiero-Carraro insieme a Ndoye, ma senza doppio play. Certezze granitiche arrivano invece lateralmente, dove l'asse tutta fascia Scitum-Liotti è tra le garanzie del nuovo corso occhiuziano. Davanti per il tecnico di Cetraro è tutto un gran mal di testa. Caso non può non giocare, Larrivei scalpita, ma il giro del mondo fatto in settimana lo costringerà temporaneamente a deporre le armi a favore di un altro corazziere. Laurent e Pandolfi a questo punto se la giocano, ma è troppa la voglia di vedere in azione l'ex Paris, anche in virtù di qualche errore finalizzativo di troppo a Cittadella dell'ex Turris, comunque in crescita. Qualche numero, la gara sarà un incrocio tra le squadre assieme a Lecce, che sono le meno ammonite della cadetteria, e vedranno fronteggiarsi un fresco ex Ndoye, che a Brescia non vedeva luce da fine ottobre, e Bianchi, che Goretti ha accarezzato per 2 sessioni intere di calciomercato. Del Brescia poco o tanto da dire a seconda dei punti di vista. Tanti e di qualità gli ultimi arrivi, il portiere André Nacci, i difensori Adorni del Cittadella, Sabelli per lui un ritorno, i centrocampisti Proia e niente meno che Valon Berami, e poi l'attaccante Bianchi. Che dire, Cellino ha apparecchiato l'ennesima tavola invitante, obiettivo Serie A dalla porta principale, ora tocca a Inzaghi, che può adottare tanti e svariati sistemi di gioco, ma si disporrà col 4-3-1-2. Tra i pali Joronen, linea 4 con Sabelli, Cistana, Mangraviti e Juab, mediana con Berami, Leri e Bisoli, davanti il duo Aie e Moreo, supportati da Proia. Inzaghi ha definito il Cosenza insidioso, certo, così stabilisce il cerimoniale in questi casi, ma contro il Cosenza ha sempre vinto dai tempi del Benevento e sa che da Cosenza passa un treno ad alta velocità per la Serie A, proprio come avvenne nel 2019 quando il Brescia passò al Marulla dal 2-0 al 3-2 con 1000 polemiche e un gol di Bisoli a tempo scaduto. Era il Cosenza battagliero e sbarazzino di Piero Braglia, era il Palmiero re sole in grado di oscurare Tonali. I tifosi muoiono dalla voglia di intravedere qualcosa del genere. A Occhiuzzi, e solo a lui, il compito di scaldare una piazza sull'orlo di una crisi di nervi e preparare la trappola giusta alla Leonessa d'Italia.